Amici di YouTube, oggi vediamo un'altra montatura, sempre costruita dall'inizio sino alla fine, sino a mettere anche il bracciolo, il tipo di amo e tutto quanto. E quindi vedremo una montatura che va bene per pescare la spigola con il mare mosso, ma che, usata diversamente, va bene per utilizzarla anche per cercare la spigola col mare piatto. In ogni caso, innescando un'anguilla, un cefalo vivo, comunque esche importanti. Ma prima, sigla! Che bella questa sigla, sono troppo svenato. Bravo Daniele, con una sigla del genere, come fate a non iscrivervi a questo canale? Come fate? E come fate a non attivare la campanella? Siamo quasi 10.000, quasi, eliminiamo questo quasi, superiamo i 10.000, diventiamo tantissimi. Quindi iscrivetevi, fate iscrivere i vostri amici e fategli attivare la campanella. Così questo tutorial sulla montatura per pescare la spigola lo vedono anche loro. Qui a disposizione ho 0,40, 0,50, 1,060. Io parto con uno 0,60, anche perché così lo posso utilizzare anche in condizioni di mare molto mosso. È inutile andare sopra lo 0,60 perché con un cefalo vivo o con un'anguilla di certo non tireremo in ground. Quindi uno 0,60, uno 0,50 potrebbe essere un po' al limite se il cefalo è molto grande e il piombo magari è da duetti. Quindi ci prendiamo il sicuro, prendiamo uno 0,60. E adesso vediamo quali componenti aggiungerci. Solito taglio in diagonale per creare la punta e andare a pescare poi perlina, girella e perlina, che in questo caso saranno due. Due perline, una messa in alto, una messa in basso, ma andiamo con ordine. Partiamo dallo sgancio col piombo, poi vi dico quanto è lunga la montatura e vi dico tutto il resto. Soluzioni per attaccare il piombo ne abbiamo diverse, ma visto il diametro dei braccioli che utilizzeremo non serve né la copertura né stare attenti a eventuali grovigli causati dagli sganci, quindi ne possiamo scegliere uno qualunque. Io scelgo questo con la girella perché, essendo un grande nemico della girella, poi sembra che non la utilizzo mai, allora questo esempio lo faccio con la girella. Scegliamo perline e girelle. Per le perline ho la comodità delle perline calibrate, quindi ho queste calibrate per lo 0,60 e quindi le ho già tirate fuori, comode. Mentre per le girelle non mi interessa stare sulle girelle più piccole possibili. Tra quelle piccole utilizzo queste, le girelle del 20, perché il loro utilizzo sarà comunque destinato a braccioli grossi e comunque a montature che dovranno catturare, si spera, dei predatori. Quindi girella del 20 e siamo a posto. La montatura la chiuderemo con un'asola perfetta che, come di consueto, il cui nodo lo coprirò con questo pezzettino di silicone. Questo è un pezzettino di silicone da 1. Scelti tutti i componenti, adesso vi do le misure. Il trave sarà corto. Sarà corto perché comunque col mare mosso non è che si può lavorare con i braccioli molto molto lunghi. Quindi sarà un trave lungo 1,30 m e avrà due girelle, una attaccata nella parte alta e una attaccata nella parte bassa. Quindi, se il mare sarà molto mosso, utilizzeremo solo lo snodo alto, la girella attaccata vicino all'asola. Se invece il mare è piatto o non è molto mosso, possiamo utilizzare anche il bracciolo di giù. Comunque è una montatura a due snodi che può tornare utile per tantissime altre soluzioni, però questa l'abbiamo dedicata alla spigola e quindi spieghiamo tutti i dettagli che vanno bene solo per questo tipo di pesca, di caccia alla spigola, caccia al predatore. Costruiamo la montatura prima di tutto. Ora facciamo la collana, quindi perlina,
girella, perlina, e poi di nuovo perlina, girella. E perlina. Mettiamo lo sgancio per il piombo con un fantastico nodo uni. Uno, due, tre. Tagliamo il baffo. Guardate come rimane bello dritto. La collana è fatta. Agganciamo lo sgancio per il piombo da una parte e, come sempre, sto qualche centimetro oltre, perché so già quanto ingombra il baffo della mia asola perfetta. Ci faccio quei 5-6 centimetri in più, taglio. Prima di fare l'asola perfetta ci metto il tubettino di silicone che poi userò per coprire il nodo e fare la dimensione dell'asola come piace a me. Asola perfetta, tanto c'è il tutorial nel nostro canale, non vi preoccupate, cercate Perfection Loop o Asola Perfetta e vi guardate questo nodo fatto bene. Perché si chiama asola perfetta? Perché l'asola esce perfetta. Anzi, adesso vi faccio vedere. Con questi diametri di solito io faccio sto trucchettino qua. Non taglio il baffo. Faccio inserire il baffo e la lenza madre nel tubetto di silicone. Lo faccio salire del tanto che mi serve e poi il baffo lo taglio dopo. Taglio la parte che sbuca dal tubetto di silicone. Guardate come rimane bello pulito. Fatta l'asola, posso posizionarla nello sgancetto, anche perché guardate, l'ho fatta precisissima, perfetta. Ok. Quindi uno snodo lo posizioniamo, ma proprio attaccato all'asola, e l'altro snodo sarà vicino allo sgancio per il piombo. Siccome l'incollaggio l'abbiamo già visto, anche il bloccare una perlina con un nodo, con una lenza o con altre soluzioni, adesso vi faccio vedere, ma è una soluzione che si può fare con queste montature che non vanno lanciate in ground e quindi si possono anche tra virgolette indebolire con un nodo sulla lenza madre. Questo snodo lo bloccheremo con un nodo semplice, quindi adesso lo faccio qua così si vede meglio. Ok, allora faccio un'asola semplice. Faccio entrare uno e due volte. Adesso, per spostare il nodo il più vicino possibile alla perlina, mi aiuto con questo sgancio, ma lo potete fare anche con una qualunque cosa fatta a punta. Vedete?
sposto il nodo vicino, vicino alla girella e poi lo serro. Perché due giri e non uno? Perché se fate una spira solo, esce una strozzatura e questo filo rimane storto, si fa proprio una piega bruttissima. Invece con le due spire, guardate, la lenza, io non la sto toccando, la lenza rimane perfettamente dritta. Adesso, prima di parlare di braccioli o di ami, fissiamo alcuni parametri. Mare molto mosso. Mare molto mosso, allora abbiamo, che ne so, cefalo vivo, anguilla viva, una seppia intera. Non è che esiste un amo per la spigola, stop. Se abbiamo il cefalo, bisogna vedere il cefalo quanto è grande, perché se il cefalo è troppo piccolino, adesso vi faccio vedere questa differenza. Qua ho un 6-0, come vedete è bello grosso. Qua ho un 1-0, molto sottile. Se i cefali, come può capitare, sono piccolini, è inutile rovinarli e ucciderli con un amo che praticamente nel giro di mezz'ora, 40 minuti, li uccide. Si utilizza un amo sicuramente meno pesante e meno grosso rispetto a questo. Chiaro, se il cefalo è da mezzo chilo non ho problemi, utilizzo questo amo qui. Tendenzialmente utilizzo sempre il bracciolo, l'amo a gambo lungo. Se invece utilizzo l'anguilla come innesco, preferisco stare sull'amo a gambo corto. Guardate, questo è un esempio di 8-0, un esempio di 5-0, ma si può andare anche a 10-0, 11-0, dipende come sempre dalla dimensione dell'esca, oppure vanno benissimo anche per i tranci. Comunque, fissato il mare mosso, facciamo finta che abbiamo degli come esche dei cefali vivi abbastanza piccolini. Quindi il bracciolo, per far sì che un bracciolo da 1,20 m, perché questa montatura è 1,30 m, gli faremo un bracciolo con attacco alto di 1,20 m. Di solito sto intorno allo 0,33, 0,35, 0,37, perché comunque il mugine nuotando più il bracciolo di un diametro consistente fa sì che un bracciolo da 1,20 m nel maremoto solitamente non si incasina praticamente mai. Adesso leghiamo il bracciolo e poi leghiamo anche l'amo. Quale occasione migliore per far vedere un bel nodo uni per collegare il nostro bracciolo? 1, 2 e 3. E poi, come amo, allora, seguimi. Proprio mi faccio il bracciolo ripercorrendo la montatura e tagliando in prossimità della tragirella. Quindi sono sicuro che ho 1,20 m. Quindi ricordatevi, se il cefalo è piccolo, l'amo deve essere abbastanza leggero, però comunque è abbastanza robusto. Quindi io adesso legherò questo 1-0, che dà l'idea, se non altro, adesso li tiro fuori tutte e due, dà l'idea della differenza che c'è tra un amo e l'altro. E questo invece è un 8-0 molto strong. Cefalo vivo, cefalo piccolino, cefalo grande,
Poi ovviamente ci sono anche le misure intermedie, è solo per fare due esempi estremi. Adesso facciamo il nodo all'amo e la montatura è fatta, è completata. 1, 2, 3. E taglio il marmo. Se invece il mare non è molto mosso, che è fondamentale, ci può essere anche un mare intermedio, un mare leggero, che consente di invece attaccare la nostra esca al bracciolo, allo snodo che sta vicino al piombo. Ma occhio, attenzione, perché basta un minimo di corrente in più e poi ve ne accorgete, perché recuperate un bel groviglio con al centro la nostra esca, che non prenderà mai un pesce se si aggroviglia il bracciolo. Quindi, col mare calmo o poco mosso, o utilizzate il mini trave, oppure attaccate la stessa situazione, la stessa configurazione, anziché nell'amo alto, nello snodo alto, nello snodo basso. Un'ultima cosa. Questa è una montatura quindi di 1,30 m con due snodi. Non necessariamente tutti i pescatori pescano con tre esche. Chi pesca con tre esche solitamente ha contaminazioni da garista, ma esistono tantissimi pescatori che delle gare non gliene frega niente e che quindi utilizzano solo due esche. In questo particolare caso, una montatura come questa, 1,30 m, con potenzialmente due braccioli da 1,20 m, può essere utile anche per pescare le mormore. È chiaro, se dobbiamo lavorare con 80-100 grammi, questa montatura, anziché con lo 0,60, sarà fatta con lo 0,30, con lo 0,28. O con uno 0,35 se lo dobbiamo usare con piombi intermedi, dimensionando, rapportando il diametro della lenza madre alla pescata che dobbiamo fare. Quindi una montatura a due ami che può servire anche per fare la pesca a galla, le cestella, le aguglie, le occhiate, i sugarelli. Comunque, questa è nata per la pescata alla spigola, vi ho dato solo una piccola dritta che vi consente di utilizzare questo tipo di montature anche per altre soluzioni. Anche questa montatura è fatta. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!